come che principi il nostro affetto, appunterò pianzendo tutto quel che mi sento. Noi leggevamo un giorno per diletto, di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Assegna un bel dea sdintelletto e una Lancialotto una su bella, senza che avesse un'ombra del sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Me Isenda pardeva la favela e lo attermeva to come una foglia e sempre più spingeva la stanera. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Quando l'esson che la bella gioia la sfaceva base da che zurnò. Peavol che pendisi con in voia. Un desè un bis long long e un stricot. Dal ne può finì quel che immaginava, che assresse un eliva e buonanò scuffiotte. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse e caddi come corpo morto cade. Insta che la Francesca la scureva, cleta e pianziva fuor con un tabacco, e menso in terra testa che lanzireva, e pua casche per terra, come un black. Andrea! Miglior raccontante! Oh, grazie! Miglior raccontante! Ah, no, è straordinario! E quindi dovete richiamarci dietro l'altro contesto. E noi siamo ovviamente disponibili a presentarvi tutti i segreti della Divina Commedia, che è anche il paradiso meraviglioso. Cioè, l'anno scorso non c'è un punto di toga, veramente. Uno dei miei cavalli di battaglia, il 121esimo, riguarda una... Un caso dedicato tutto a una vennata. Stasera non ho fatto il tempo a leggere, dovete richiamare per forza. Ma però possiamo cogliere l'occasione per farti domande? Certo, quelle che ti spremiamo per bene. Quello fin da subito, certo. Sì, no. Volevo chiedere, tu sei uno dei pochi in Italia che non sa la commedia d'amore? No, non la conosco tutta. Perché so che sono, se lo sai, che poi qualcuno sarà morto. Chi la conosceva tutta era c'era un nostro Andrea, era un ragazzo che si chiamava Andrea Chavez, è morto a settembre dell'anno scorso a 21 anni parlando il Monte Bianco. Io pochi giorni prima avevamo recitato insieme alla Basilica di San Francesco era Venate, era no di Novi Ligure. Era di Novi Ligure e aveva 21 anni e conosceva a memoria, è uno dei quattro in tutta Italia viventi, conosceva a memoria il 100% della Divina Commedia. A Ravenna ce n'è uno che ne conosce a memoria il 70%, che è un fruttivendolo, Aurelio Lavatura, un amico mio, io ne conosco meno del 30%. No, forse no, il 30% no, di più no. Qualche canto, di